Ora, il punto è, io sono d'accordo con Sallusti, la visita che fece Di Maio ai gilet gialli è una cosa indegna. Questo gliel'abbiamo detto e non è che ci sia bisogno di ripeterlo e credo che si sia anche reso conto del grave errore fatto. Quanto all'affermazione, se noi oggi avessimo un governo con Salvini, probabilmente rischieremmo di essere coinvolti in una guerra, questo devo dire, Di Maio ha una prevedibile possibilità che questo possa essere accaduto perché la volontà di Salvini di spostare tutta la sua azione politica sui rapporti di forza, sui braccio di ferro, sulla realizzazione di un conflitto persino con la legge, perché qui non è che la maggioranza sta accusando, per esempio, sul caso Gregoretti, Salvini, semplicemente è Salvini che dice di non aver paura di nulla. E non capisco perché si debba far salvare dal Parlamento uno che non ha paura di nulla. Già l'ha fatto una volta dicendo io mi esporrò a petto nudo nei confronti della magistratura e dimostrerò le mie ragioni e si fece salvare all'epoca dai suoi alleati grillini. Ora, al di là del merito sul quale deciderà la Giunta, e secondo me non ci devono essere indicazioni di partito, a differenza di quello che ci furono Cioè, quindi i nell'altra membri di Italia volta, Viva in giunta decideranno secondo coscienza, Italia Viva non dirà che deve bisogna. essere sempre così e io spero che sia sempre così, perché la Giunta ha un potere legato al fatto che acquisisce delle informazioni. Da quello che sappiamo dall'esterno, io non come componente della Giunta, dico che è un caso più grave di quello della Diciotti, perché la Diciotti era una nave che era attrezzata per fare salvataggio in mare. La Gregoretti no, e aver esposto minori, persone che potevano soffrire della distanza dal salvataggio immediato, violando tutte le leggi del mare e le convenzioni internazionali, giustifica almeno il fatto che lui vada a rispondere ad un tribunale. Questo è il punto di vista che io vedo. Per cui una cosa è dire io mi difendo nel tribunale perché ho le mie ragioni, un'altra cosa è invocare i pieni poteri, Allora, perché lui vorrebbe essere un assolto e al di attimo sopra solo, della con la legge, parola a cosa che non sia Romeo e a possibile. Meli.